Il Pescara entra purtroppo in emergenza in vista dell'anticipo di domani con il Perugia. Sono le ultimissime che trapelano dall'infermeria biancazzurra e dalla conferenza stampa di Pillon questa mattina. Ma le ultimissime ce le dà proprio aggiornandoci in diretta dallo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara il nostro Massimo Profeta. A te, Massimo. Sì, grazie, grazie per la linea. Dunque, le ultime dallo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, domani la partita importantissima, se non fondamentale, in chiave playoff con il Perugia. Non ci sono buone notizie, né per quanto riguarda Brugman, che rimane in forte dubbio, soprattutto Gravion, si è infortunato, distorsione alla caviglia per il francese, salterà la sfida con gli Umbri, qualche problema per Canotè, per lo stesso motivo, però Pillon ha detto contiamo di recuperarlo, è stato recuperato anche Bettel. Il giovane difensore classe 2000 proveniente dall'Atalanta sicuramente farà parte della lista dei convocati. 4-3-3 o 4-3-1-2, sto lavorando su questi due sistemi di gioco, ha detto Pillon. Il Perugia è una squadra che gioca e lascia giocare, concede tantissimo. Dovremo limitare al massimo Verre per blindare i playoff. Servono 6 punti. Ed ora ascoltiamo le dichiarazioni più importanti rese alla vigilia di questa partita in conferenza stampa dal tecnico biancazzurro. C'è un po' di tensione, a mio avviso le tensioni dovevamo averle l'anno scorso quando eravamo messi in grande difficoltà. Adesso la tensione deve essere, per quanto tensione nervosa per l'aspetto, per la partita, ma non drammatizzare su tutto quello che ci succede intorno, perché secondo me è sbagliato, però l'ambiente è questo e dobbiamo essere bravi a isolarci da queste situazioni qua, cercare di fare il nostro meglio per tirarci fuori da una situazione che non è difficile, perché siamo dentro i playoff, stiamo facendo il nostro percorso, però insomma dare l'anima per arrivare all'obiettivo. L'obiettivo sono i playoff, secondo me con 6 punti ci siamo. Dobbiamo cercare per questi 6 punti. Queste sono le regole del calcio, io lo conosco il calcio, non è che la prima volta che passo queste situazioni, il calcio lo conosco perfettamente, so come vanno le cose. Purtroppo. Non le sembra esagerato? Non lo so, questo lo lascio, non lo so, lo lascio dire a voi, questo io non lo so. Però si può dire, no, mister, non è che. Io posso dire che so bene com'è il calcio, lo conosco. Perciò. L'allenatore è il responsabile della situazione, quando le cose vanno bene si sa che noi allenatori ti possono mettere, come si dice, in discussione. Le mie responsabilità me le assumo in pieno, in tutto e per tutto. Sono qui, metto la mia faccia è qui, non c'è nessun problema. Io lavoro fino a quando, l'ho detto l'altra volta, io fino all'ultimo darò il massimo per il Pescara. Perché la cosa principale non è il singolo, la cosa principale è la squadra. Prima del mercato di gennaio lei aveva 7 centrocampisti, addirittura adesso 3, 4 in 2-3 partite. C'è Sì. un'oggettiva difficoltà, voglio dire, no? Sì, diciamo che siamo stati sfortunati per gli infortuni che ci sono stati di Canutè, adesso di Brugman, che prima si è fatto male, se non ricordate, nel momento. Ancora prima che è stato fuori 3 partite, un mese è stato fuori, che poi ritrova la condizione, appena rientrato, fatto 2 partite si è rifatto male. Lo sapete anche voi l'importanza di Brugman per la nostra squadra, un giocatore molto importante per noi. Ci sono state delle situazioni così, però non voglio, io sono convinto che riusciamo a venirne fuori da questa situazione. Dobbiamo avere la motivazione di reagire anche a questi momenti di difficoltà generale. Se siamo uomini dobbiamo saper reagire. Così dunque Beppe Pillon, la vigilia di Pescara Perugia, è tutto dall'Adriatico Giovanni Cornacchia, la linea può tornare allo Grazie, studio. grazie, grazie Massimo.